al via la campagna nazionale per il reddito alle persone, la sanità e l'istruzione pubblica. Con questa iniziativa, che durerà 4 settimane, Rifondazione Comunista intende sensibilizzare i cittadini sulla necessità di investire più risorse per garantire un reddito a tutti, investire nel rilancio della sanità, della scuola pubblica e nella creazione di posti di lavoro, nella necessaria riconversione ambientale dell'economia. Sit-in sotto alla prefettura Pescara, al quale hanno preso parte tra gli altri Marco Fars, segretario regionale di Rifondazione, e Maurizio Acerbo, segretario nazionale, che ascoltiamo. Una mobilitazione perché? Per chiedere l'estensione del reddito di cittadinanza e un reddito per tutte e tutti. Siamo di fronte a un'emergenza enorme, i soldi ci sono, perché in questo paese è possibile introdurre una tassazione più seria che colpisca le grandi ricchezze, quel 5% della popolazione che è diventato più ricco negli ultimi 10 anni, senza andare a colpire, come inevitabilmente altrimenti accadrà, le fasce popolari che già subiscono le conseguenze della crisi. Mi riferisco al lavoro autonomo come al lavoro salariato. Inoltre noi proponiamo che non si diano sostegni senza condizioni, come sta accadendo, e regali alle grandi imprese. È vergognoso che vengano finanziate o sostenute imprese a cui non si chiede neanche di non fare licenziamenti per i prossimi 2 anni, e che tra di esse ci siano imprese che hanno spostato la sede legale all'estero per non pagare le tasse in Italia. E segnaliamo che è vergognoso che in questo momento ci siano i cassa integrati che non ricevono ancora la cassa integrazione, mentre ci sono imprese che non hanno chiuso, che anzi hanno aumentato i profitti durante la pandemia, a cui è stata tagliata l'IRAP come se fossero una delle imprese che è stata chiusa. Questo è assolutamente ingiusto e bisogna invece ripartire dalla Costituzione. E poi bisogna chiedere all'Europa che sia la Banca Centrale Europea, con le risorse adeguate e senza creare nuovo debito, a finanziare la fuoriuscita da questa emergenza, perché ci sarà bisogno di centinaia di miliardi di euro per affrontare una crisi che così spaventosa non c'è mai stata.